Prima dello sciogliete le righe, l'Akragas sta disputando una partita amichevole con Raffadali, che è la capolista del campionato di promozione Girone A. Accanto a noi abbiamo il mister dell'Akragas, Vincenzo Montalbano. Allora, Enzo, questa è a conclusione di una lunga preparazione in vista dei play, intanto del campionato e poi in vista dei futuri prossimi playoff. Sì, abbiamo fatto 2 settimane, sicuramente anche la prossima sarà, non è una sosta, ma diciamo la rifinitura di queste 3 settimane di sosta, che abbiamo lavorato, abbiamo messo diciamo un po' di benzina sulle gambe, perché in questa sosta serve per questo. Abbiamo visto anche qualche giocatore magari indietro dei 90 minuti che non aveva fatto da qualche tempo, li sta facendo e niente, stiamo vedendo anche tanti ragazzini della Juniores, quindi un buon test che fino adesso sono molto soddisfatto. Qualche giorno di sosta per le festività di Pasqua, quindi un po' tutti a casa per stare insieme alle proprie famiglie e dopo si ritorna a martedì. Un augurio di buona Pasqua anche ai nostri tifosi. Sì, sì, io auguro a tutti quanti che questa Pasqua sia più buona per tutti, ci sia un po' di serenità a tutti quanti, tifosi, dirigenti e voi detti alla stampa. Ci possiamo passare questi 2 giorni in santa pace, magari staccando la spina, non parlare di calcio, e poi da martedì ci dobbiamo tuffare di nuovo perché c'è già la settimana tipo del campionato. Quindi auguro a tutti quanti una buona Pasqua e che sia serena e che possa diciamo servire per un anno più sereno, più gioioso. È sempre un piacere ospitare qui allo Stadio del Seneto delle amichevole, specie quando le amichevole si fanno con le consorelle vicino alla città di Agrigento, in questo caso il Raffadali, ed è un agrigentino puro sangue come Pietro Delfino, che è il direttore sportivo appunto del Raffadali. Una bella partita quest'oggi, a parte il risultato. Sì, era stata una bella sgambatura, perché in attesa di questa festività pasquale era giusto impegnare un pochettino i giocatori sia dall'una che dall'altra parte. I rapporti con l'Agra sono ottimali, ci sono tanti amici e quindi diciamo, è giusto che o vengono loro o veniamo noi periodicamente, diciamo, questi amichevoli ci sono e continueranno ad esserci anche nel futuro. In ogni caso voi avete o state per centrare un obiettivo molto importante. Forse alla vigilia pensavate di raggiungere la promozione in eccellenza attraverso qualche ripescaggio, invece state facendo di più, lo state raggiungendo direttamente ed è un grosso successo. Come hai detto tu, stiamo, perché ancora di concreto non c'è niente, sappiamo che ci sono 3 gare e tutto può succedere nel calcio. Comunque noi ci stiamo preparando per affrontare al massimo diciamo, queste 3 gare. Giustamente hai detto che noi puntavamo a playoff e diciamo, questo era il massimo obiettivo, considerato che diciamo, a dicembre questa squadra come rosa si è, diciamo, la rosa è diminuita perché 4 giocatori di volontà propria sono dovuti andare altrove oppure magari sono ritornati nei rispettivi diciamo, paesi di origine, e quindi questa squadra come rosa si è un pochettino sminzita. Però devo dire onestamente che con l'impegno e la determinazione questi ragazzi hanno fatto più di quello che dovevano fare. Però non dobbiamo dimenticarci che ancora non abbiamo fatto niente, perché al momento in cui queste tre partite saranno giocate con la stessa determinazione come hanno giocato le precedenti gare, io penso che il sogno si può realizzare. Direttore generale Silvio Alesse, è tempo di auguri, un po' di giorni tutti a casa, non pensare a niente, ma da martedì si ritornerà in campo, perché c'è da onorare innanzitutto questo campionato e poi da pensare a quella che è la lotteria, i play-off. Sì, diamo 3 giorni di riposo a questi ragazzi che in queste settimane di riposo, chiamiamo riposo dal campionato, hanno lavorato tantissimo, onorando appunto gli allenamenti, ed è giusto che appunto si pigliano questi 3 giorni di relax, che poi dobbiamo ritornare perché sono le ultime 3 partite di campionato che dobbiamo, come dire, giocarci alla grande per cercare appunto di raggiungere questo benedetto obiettivo al secondo posto, che ci permetterebbero di fare playoff in gara.
casa, quindi già dalla prossima domenica con il Terratini dobbiamo, come dire, mettere tutto l'impegno affinché si possano realizzare in queste tre partite 9 punti che ci permetterebbero eventualmente di quantomeno avere la migliore posizione nella griglia dei playoff. Oggi la tribuna era piena di tifosi, ma era piena non solo perché voleva vedere in campo l'Acragas e l'ultimo arrivato Borrelli, ma principalmente con la loro presenza hanno voluto fare gli auguri alla dirigenza e anche ai calciatori. Di questo noi ne siamo grati ai tifosi e, come dire, anche noi come dirigenza e come squadra, e auguriamo una serena e santa Pasqua a tutti i nostri tifosi, a tutti quelli che ci ascoltano, perché ancora una volta ci hanno fatto sentire il loro calore che è importante per noi. Quindi abbiamo visto una tribuna veramente con tantissima gente che ha applaudito i giocatori e che a noi ci riempie d'orgoglio questo, perché vuol dire che i tifosi ci amano e ci vengono sempre dietro, come d'altronde in ogni trasferta noi abbiamo sempre un nutrito gruppetto di tifosi in campo, in casa, quando giochiamo in casa c'è tantissima gente, quindi questo è un'arma in più per l'Acragas, e speriamo che come dire, di giocare playoff in casa e di avere tantissimo pubblico, che sicuramente è l'11° e il 12° giocatore in campo.